dobbiamo dare un po' di luce, avvocato, subito, dobbiamo subito dare un po' di luce. Ormai è un rito. Voilà. Già, la nostra candela, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, come sempre ogni giovedì insieme all'avvocato Libero, e abbiamo un nuovo ospite, abbiamo Dario De Felice. Bene, bene, e noi ora andremo a scoprire chi è questo Dario De Felice. Ora lo scopriremo nel tempo. È vero, avvocato, che lo scopriamo nel tempo? Con piacere. Non lo conosce? Ma è famoso a Catania. Ma vedremo, ora piano piano vedremo di quale personaggio così curioso si tratta. E invece Claudio, buongiorno, anzi buongiorno, insomma, bella giornata, buon pomeriggio, come va? Buon pomeriggio Melina, buon pomeriggio studio, ma ben trovati come tutti i giovedì. Ma perché ti hanno fatto con questi capelli? Se starei a farlo diventare capelli bianchi, io ormai ho scelto di cambiare look, di distinguermi, insomma, anche un po' da quello che è il mio lavoro. Wow. Bene, cari amici, oggi siamo in compagnia della nostra Cenerentola, come tutti i giovedì, si chiama Roberta. Benvenuta Roberta. Grazie. Roberta, dovete sapere che è una bravissima ballerina, è stata anche a New York, vero? Raccontami un po' della tua esperienza. Diciamo che sono stata 3 mesi a New York per studiare un po' di danza, quella vera, e diciamo che niente, ho fatto questi studi così per migliorare un po' e conoscere nuove esperienze, fare nuove esperienze, comunque sia... migliorare in tutto. Ma cosa cambia dalla danza, ecco, italiana da quella americana? C'è qualcosa? Diciamo che la danza nasce lì, soprattutto per certi stili, tipo l'hip hop. Tu sei specializzata in qualche... Io sono specializzata in jazz, sarebbe un jazz, modern jazz e hip hop. E da quanti anni? Classi, da quanti anni? Il caraibico, 17 anni. 17 anni che fai danza? Sì. È una vita veramente. Sì. Appena nata subito, gettata lì a fare danza. E... Sulle punte, direi. Sì, dai, bene, punte. So che fra poco ripartirà di nuovo a New York per sì, un altro stage. A settembre, altri 4 mesi, mm-hmm. perché ho ricevuto una borsa di studio che mi permette di avere il permesso di soggiorno per... come visto per il visto da studente, e quindi potrò stare anche un mese in più. Beh, e poi da lì mi raccomando ci scriverai una bella cartolina, pensaci a noi, Ma perché sei qui da noi? Perché sei qui a Sesta Rete? Sono qui per migliorare il mio look, mm-hmm. il mio make-up, perché comunque sia già ho trovato il mio look ideale, quindi voglio dire... No, ma Melina voleva sapere stasera con chi devi uscire. No, perché se non hai nessuno l'avvocato è disponibile. Disponibilissimo. Stasera lei non deve uscire con nessuno. Lei giustamente... La posso invitare? Ma sì, avvocato, ecco, in diretta. Si consideri invitata a cena. Wow! Quindi vedi. Ecco, stasera l'avvocato Libera insieme a... Roberta. Beh, abbiamo scoperto anche questo. Non vi diremo dove saranno, però già sappiamo tanto. Anzi, sappiamo troppo, avvocato. Ma infatti parliamo della cena, il resto non... Non si sa. Allora, oggi Claudio, che consigli devi dare? Allora, oggi, come tutti i giovedì, diamo sempre dei consigli alle nostre amiche che ci seguono da casa. Parleremo oggi dei fard, delle terre perlate, di tutte quelle correzioni, anche del contouring che abbiamo già parlato nella scorsa e precedente puntata, su come poter migliorare quello che è il vostro aspetto estetico. Per esempio, parliamo di varie tipologie di volti. Abbiamo dei volti molto ovalizzati, molto lunghi, oppure abbiamo dei volti comunque molto pienotti, ok? Dei visi tondi. Oppure ci sono anche dei visi particolarmente aguzzi sulla zona del mento. Attraverso il make up, quindi attraverso l'utilizzo di alcune correzioni mediante ombretti o anche mediante delle terre, abbiamo la possibilità di poter ridurre questo eccesso. In quale modo? Facciamo un esempio sulla nostra amica Roberta. Allora, facciamo un bel primo piano. Vediamo che abbiamo un ovale con una base abbastanza larga. Allora, per poter snellire, care amiche, questa zona, non faremo altro che andare a lavorare su tutto quello che è il suo contorno viso, andando a lavorare con un bel contouring, quindi con una terra un po' più scura, cercando di minimizzare, quindi di andare a ridurre questa zona, che è la zona un po' più predisposta verso l'esterno. Fate attenzione, care amiche, perché ci sono diverse tecniche di make up. Parliamo anche di tecnica di make up in verticale, dove tendiamo proprio ad allungare il viso, quindi a snellirlo, e anche di make up che va in orizzontale, proprio quando abbiamo bisogno di allargare un viso. Io mi fermo qui e inizio immediatamente a lavorare con la nostra amica Roberta, chiedendole innanzitutto qual è il tuo rapporto col trucco.
cosa utilizzi, quali sono i tuoi segreti, che io ti svelo adesso i miei. Quindi ci dà uno scambio di segreti. Facciamo uno scambio di segreti. Ma ecco, trovi delle difficoltà a dare un attimino il trucco a Roberta o sarà, diciamo, facile questa volta? Allora, Roberta è una tipologia di persona che non ha grosse difficoltà al trucco, anche perché è una ragazza abbastanza giovane, ha un look decisamente moderno, abbastanza spigliato e abbastanza longilineo. Questo infatti taglio che tra l'altro direi abbastanza particolare. Vedete, abbiamo questo rasato su questa zona qui, con un bel casquet, poi da quest'altra l'hai parte fatto qui. Tu? No, assolutamente no. Mi piace, assolutamente no. Beh, io lo sapevo che loro, perché dovete sapere, allora, sapete cosa mi dicono sempre? Claudio, ma perché non dici più assolutamente? E dico, ma non è che io non lo dico, siccome ormai sono Claudio assolutamente, allora onde evitare di dire sempre assolutamente, noi lo evitiamo di dirlo, ok? Quindi, riparlando sempre del nostro make-up, inizieremo prima di tutto ad uniformare il suo viso. Come? Partendo dalle basi, ricordiamo sempre di utilizzare, cari amici, un buon primer per il contorno occhi, in modo da rendere il trucco permanente e soprattutto che permette più che altro di evitare tutti quei piccoli inestetismi che si vanno a creare durante la serata. Esempio, zona degli occhi, spesso e volentieri, una volta asseso il fondotinta, si vanno a creare quelle piccole rughette espressive che con il fondotinta all'interno diventeranno veramente antiestetiche. Allora fate attenzione. Dopodiché iniziamo con un bel primer su tutto il viso, in modo tale da poter uniformare e preparare già la base all'assorbimento del fondotinta, che non dimenticate va scelto sempre in base al tono del suo incarnato, ok? Melina. Bene, allora buon lavoro. Grazie. Ci vediamo dopo, Claudio. E nel frattempo volevo offrirvi qualcosa. Cosa posso offrirvi? Che abbiamo il nostro maestro Totò? Che sia. Totò? Buonasera, buonasera, come va? Non sono Totò, sono Tony. Tony, sono Tony. Buonasera. Senti, ma perché buonasera. Mi devi cambiare sempre il nome? Per me tu sei Totò. No, va bene. Stasera sono venuta apposta. Dal Savini di Milano sono arrivato per servire qui e poi stasera sul tardi prendo l'ultimo aereo low cost, 61 euro. Ma dico, sei andato? No, no, lavoravo prima lì, lavoravo al Savini, anzi, al Savini di Milano. Prima di lavorare al Savini ero dall'altro lato del tavolino, perché ero uno yuppie, non so se lei conosce. Uno yuppie? Sì, giocavo in borsa, per me, conto terzo, anche yuppie. Per i clienti. Sì, ero dall'altro lato del tavolo, mi servivano, io davo i soldi, io ero l'uomo che faceva casello casello con il Ferrari, il famoso uomo, quello del milanese. E ero tu? Io. E io non lo sapevo! Avevo un testa rossa, mi è rimasto solo la testa rossa e basta. È tutta quasi sì. Pelata, eh? Eh sì, perché sono caduti i pensieri, guarda. Ah, sì, ho investito in borsa per i clienti, sono andato via tutto. Ma questo quanto tempo fa? Poco, sono 3 anni, 2 anni. Andato via giù tutto. Ma ci devo credere? Faccia come crede, non so. Comunque, stasera, sì. Stasera abbiamo del cosa, tè e degli amaretti. Va bene. Presi apposta da Serono, sono passato da lì e ho preso gli amaretti. Oh, ma che sei bravo, Totò, ma sei una meraviglia, veramente. Posso servire? Ma certo che grazie. Puoi servire. Attendiamo questo buonissimo tè, come gli inglesi. Sì, ti aspetto, Totò. Gli amaretti. Sì, ci vuoi. Siete contenti della scelta del Papa? A proposito, avete saputo che bella notizia ieri, ecco, ci ha dato quindi la televisione, grazie a queste nuove forme di comunicazione, sappiamo tutto subito. E sappiamo anche questo Papa che è delizioso, Papa Francesco I. Veramente sembra così buono, così umile. Avvocato, che ne pensi? L'annuncio è stato buonasera, mi è piaciuto. Ecco. Buonasera. A me la cosa che mi ha colpito di più, francamente, è stato quando lui ha detto pregate per me. Veramente è stato dolcissimo. Un segno di umiltà. Sì, anche il nome, ecco, la richiesta del nome è indice appunto di umiltà, ricorda Francesco d'Assisi. Non immaginavo che non c'erano stati papi che si chiamavano. No, è unico nella storia della Chiesa, devo dire. Ecco, sì. Vediamo se Roma ritorna ad avere tutti. E poi quella semplicità. Ecco. manca tutto. Per adesso. Vabbè, piano piano vedremo di riacquistare, ecco, anche la fede, perché giustamente diciamo che gli uomini, vedendo quella luce, quel fervore di soldi che magari c'è nella Chiesa, magari perde un po' la fede, ecco, perché c'è sperpero di denaro. Chissà nella Chiesa. Che emozione per quest'uomo, perché un uomo essere lì davanti a quelle centinaia di migliaia di persone. Allora, sembrava emozionato. Ma nel momento quando gliel'hanno detto. Che era lui. Sembrava emozionato anche quando parlava col pubblico.
quando poi diciamo che è uscito e è andato via, invece di salire nella sua macchina privata, la nuova macchina che lui dovrebbe usare, se ne è ritornato col pulmino con cui è andato. Cioè veramente spettacolare questa persona, come si vede che è già l'inizio dell'umiltà di questo Papa. Spero che sia un grande Papa. E Totò, sei pronto? Signora, sono arrivato. Ah, meraviglioso. Prego. Diciamo che questa roba qui la scarico a destra col ribaltino. Mm-hmm. E poi le tazze ve li metto a servizio, perché se mi raccomando, perché questo è il servizio della nonna. Scusi, avvocato, prego, è il servizio della nonna, mi raccomando. Sì, all'avvocato. Sì, ha ragione. Adesso le porto i toroncini, le cose, ma gli amaretti. Ah, gli amaretti, quelli di Saronno, mi raccomando. Di Saronno, certo. Ma sì, vi servo il tè. Ah, sì, 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 grazie, grazie. È ancora caldo, meno male, perché a volte lui è così distratto che fa le cose, le dimentica di là e poi vengono fredde, avvocato. L'altra volta con quel caffè. Caldissimo, permesso, eccomi qua. Amaretti di Saronno. Bene. Ah, bene, bravo. Complimenti Totò, Grazie signora, è sempre un piacere. Ecco, sì, sì, ecco, magari se postiamo un po' tutto, la candela per noi è un'iniziazione. Prego, prego, assaggiamo pure questo tè, vediamo che sapore ha. Mm? Devo dire che un tè fa l'inglese. Bravo il nostro Totò, complimenti. Ottimo. Bene, andiamo a vedere un po' gli ospiti di oggi. Abbiamo una bella ragazza che in effetti ho conosciuto parecchi anni fa per un concorso, si chiamava Sotto i Riflettori, è stata una bella edizione, mi pare che sia stata la seconda edizione. E lì ho conosciuto Romina, era piccola allora. È passato un po' di tempo, però adesso veramente una bella ragazza è venuta fuori, una brava cantante. Bellissima. Buon pomeriggio Romina, come va? Buon pomeriggio a voi, buonasera a tutti. Romina, è passato tanto tempo, veramente non ti riconoscevo più, ho cambiato anche look, sei diventata più bella, più donna. Speriamo. Ma sì, come? Cosa è successo dopo tutto quel tempo che non ci siamo visti? Nel frattempo cosa hai fatto? Ho fatto moltissima strada, veramente. Ho partecipato anche a altri concorsi, però diciamo quello un po' più recente che mi ha portato tanta soddisfazione è stato Sanremo Doc. Ah, benissimo! Sì, sì, tramite Danilo Daita. Sono appunto partita il 12 febbraio, proprio per la settimana di Sanremo. Sono stata lì, ho gareggiato e ho vinto il premio come miglior interprete. Diciamo che è il premio migliore, comunque, che è quello che mi abbiano dato l'opportunità di passare a Sanremo Lab, quindi una speranza di entrare anche a Sanremo Giovani, e quindi è davvero una bella esperienza. È una cosa che mi fa veramente piacere, veramente Romina, perché sapere che da sotto i riflettori passano questa bella gente, brava gente veramente, che poi va avanti, veramente mi fa veramente tanto tanto felice, perché noi scopriamo questi giovani talenti e poi da soli camminano veramente velocemente e si ritrovano anche a Sanremo. Angelo, ti ricordi di Romina? Certo, io mi ricordo piccolina e quanta strada così fa. Ricordi, ha avuto il secondo posto, mi pare, sì, sotto i riflettori. Doveva forse avere anche il primo posto, però a volte le cose come vanno, come succedono. Comunque, vabbè, anche il secondo posto andava bene, perché diciamo erano tutti bravi, i primi tre sono stati veramente bravi. Sì, sì, assolutamente. Non ricordo che è stato il primo, ma ricordo te che tu hai avuto il secondo posto, mi è rimasto impresso. Sì, sì, è stata bravissima. C'era lì però, Angelo, eh? Eh sì, eravamo lì, io ero anche il suo maestro. Sì, mi ricordo, sì. Li torturavo, anziché farli cantare. All'inizio le prime lezioni erano tutte al pianoforte con i vocalizzi, e sì, mi guardavano, sì. Ma questo che vuole? Però la musica è anche questo, lo studio. Sì, beh, però io vorrei sapere invece quali sono i tuoi passi futuri, i tuoi prossimi, insomma, cosa ti proponi, cosa saranno le cose future? Allora, assolutamente. Parlaci. So che ci sono delle cose. Sì, sì, a settembre quindi spero di andare proprio a frequentare l'Accademia di Sanremo. Poi ho partecipato anche a un concorso con Oro lo scorso settembre, dove vincendo il primo posto mi hanno dato la possibilità a maggio di duettare con un big della musica italiana. Ovviamente però è ancora tutto, non si sa chi è il big, nemmeno io ancora, sarà una sorpresa anche per me, non vedo l'ora, questo sicuramente. Bene, allora oggi tu invece ci hai portato un inedito. Sì, sì. Un inedito. Un inedito, wow. Sì. E tra l'altro anche con un bel video. Sì, sì.
Vogliamo appunto spiegare come nasce questa collaborazione, insomma, con chi hai collaborato, ecco, spiegaci un pochino. Ovviamente per andare a Sanremo Doc avevo bisogno di un inedito e Rory Di Benedetto è stato il cantautore che si è prestato a scrivermi questo brano, arrangiato da Alex Magri e Franco Morgia, ex cantante dei Beans. Sì, conosciamo. Sì. Il video invece è stato il regista Luigi PH. È stata una bellissima esperienza anche questa, perché ovviamente essendo il primo inedito, una canzone tutta mia, quindi da interpretare, diciamo, solo io, quindi non è passata da nessuno, solo dalla mia voce, e anche facendo il video è stata un'esperienza davvero unica. Ma senti, io so anche che tu, insomma, in qualche modo stai provando anche a scrivere delle cose, insomma, a far nascere delle canzoni e quindi anche prendere a fare, insomma, la cantautrice. Sì. Mi sbaglio, è vero? Sì, è vero, quindi, vero. Ci attendiamo, insomma, in futuro anche qualcosa di tuo. Sì, assolutamente, già sto iniziando un secondo allora, brano. Allora, ci aggiornerai sui tuoi movimenti a questo punto, fai parte di questa equipe, quindi aggiornaci su tutti i tuoi movimenti. Assolutamente. Se dalla regia mi danno l'ok, noi vediamo il video di Romina. Il titolo? Lento scivola. Lento scivola. Veramente meravigliosa voce, complimenti Romina, veramente. Non solo la voce.
Avvocato, ma lei guarda oltre, avvocato. Ah, ecco. Vabbè, io non lo so. Ma Totò, che c'è, Angelo? Che hai? Dobbiamo mangiare anche noi. Scusa. Ma io dico, Angelo, ragazzi, mangiamo. Creare un po' un'aria particolare. Sì, no, grazie. Ma che comunque dovete sapere che noi dobbiamo assaggiare gli amaretti. Scusami, Angelo. Non è che perché noi comunque cerchiamo di essere sempre al regime alimentare non possiamo mangiare. Noi mangiamo. Ah, mangi anche tu, non lo sapevo. Guarda, facciamo così, mangiate, io mando la pubblicità che è meglio, eh. Pubblicità?